c'è nessuno, bene. Qua per comodità, se mi dovesse servire, apro il tolgo il chiavistello. Tipo se torno qua dopo e devo tornare avanti. Qua non si è... non è respawnato nessun mostro nel frattempo. L'albero iniettato di sangue. La capsula che non sono altro che proteine. Ah, recupero totale HP più 5, che ovviamente io prima che finisca il livello le uso, così almeno mi si aggiungono 5 HP, anche perché... spero di non ricevere così tanti danni da dover usare le proteine, comunque, anche perché in casi estremi ho il ricostituente. Buongiorno. Mi sono sentita un po' in colpa a beccarti di spalle perché è sleale, ma... ti inculi. Oddio, ho premuto troppo in fretta. Comunque, mi pare che avessi detto che è stata sventrata la tuta di polimero. L'ampolla dovrebbe essere l'antidoto. Che anche questo potrebbe servirmi dopo. E infatti, è l'antidoto. Sì, sì, li tengo che questi possono servirmi. Brava, spuletta per bene. Solo come tu sai fare. Pella pionta. Buongiorno ragazzi. Ah, l'avevo già atterrato. Non mi succede tante volte con questi. Non mi morderai mai. E nemmeno tu. Ok. Un altro distributore di Coca-Cola che non vado a vedere perché tanto la Coca-Cola non se la prende. Un agente suota a terra, inutile, è morto. Non è a terra, è sdraiato comodamente su una panchina. E grazie mille del giubbotto. Mi servirà... lo cambio subito, anche perché Quickfire HP Recovery e mi aggiunge 10 HP ed MP, meglio di così. E mi dà anche più spazio in attachments. Allora, GPS, metro a tonfa, giusto per... sedativo, mettiamo anche l'antidoto. E ricostituente 3, il 2... no vabbè, quello lì lo riempiamo dopo. Tanto orora non mi serve. Eccoli lì. Quelli sono i fetti. Dei mostri abbastanza rompicazzo. Perché ti possono attaccare dalla distanza col braccio. E a difficoltà alte ti fanno un casino di danno. Vedete, cioè, gli manca poco e mi può raggiungere col braccio. Dopo, la cosa facile è che sono lenti come la merda, quindi sostanzialmente sono anche facili da schivare. Ok, uno è morto. Ok. Quanti XP che mi hanno dato? La sua armatura è distrutta. Oh, la mitraglietta, grazie mille. Fanculo la pistoletta, viva la mitraglietta! Giusto per fare rima.
Ho pochi colpi, però devo andare a rimpinzarmi di nuovo alla cassa. Sporcaccioni! Figurati, sul braccio ha ketchup. Non è sangue, si è spruzzato il ketchup. Certo che è ferito, si vede distante un miglio. Tutto il lavoro sporco a me, grazie. Ecco, brava, mandalo a cagare. Sì, sei come Carlos di Resident Evil 3. Ho le mie cose da fare, ti raggiungo dopo e alla fine non fanno un cazzo. Chiave rossa che dobbiamo tornare all'apparecchio per inserire. Però prima devo andare qui perché è essenziale. Spero che tu ti sia preso una Coca-Cola dal distributore e te la sia infilata su per il culo e che la bottiglia fosse di vetro. Ok, questa carta qui mi è indispensabile nel CD2 perché oltre a essere una valida scorciatoia per i rifornimenti mi dà anche un fucile a gratis. Ecco, bravi, c'è schiantatemi contro le ringhiere. Quanto siete imbecilli. Bottiglia di plastica. Certo, integratore MP1 ci sta. Solo che qui, a differenza del ricostituente, esiste integratore MP1 e integratore MP2. Basta. Non esiste un 3. Allora, le zone rosse indicano che ci sono dei nemici. Io li vado a fare fuori perché mi servono XP e BP. Quindi direi che visto che devo rivisitare zone che ho già visitato, insomma, durante il montaggio io velocizzo o taglio. Thank you.
Eccola qua, la chiave rossa. Mi serve assolutamente per un'arma muy buena. Ok, si sono aggiunti mostri in 3 punti. Ah, che vado a sconfiggerli e poi ci abbiamo la fine dell'Acropolis Tower. Oh, ci sono i fetti. Tu mi hai rotto il cazzo e ti uccido così. Ole, bravissimo. Ok, è morto. Granate, altre 4, fantastiche. Mi saranno molto utili. Ah, lanciagranate. Ah, fantastico. Bene, possiamo andare avanti. Liberissimo, non mi sono dimenticata nessuno. Fuck yeah. Ho tutto quello che mi serve. Ed ecco qui il codice che dobbiamo mettere, quello delle note 561. No, non volevo usare item, ma controllo. Ecco, 561. Ta-da! Ah, che bello questo pezzo. Cammino, non corro neanche. Voglio gustarmelo. Sì, prendete questo, stronzi. Ecco. Libidine! Bugga di... Che delicatezza. Ridotto un po' male. E io ho messo fine alle sue sofferenze. Perché farlo soffrire inutilmente? Beh, senti, ho un ricostituente 1. Sì, è quello qua. Lo scambio e faccio primo. Ecco. Ma no, butta, ti ho detto. Ecco. C'è una bomba! Run! Che tutto ciò va! Allora, prepariamoci, perché c'è un boss, ovviamente. Allora. Lanciagranate. Caricato con le granate. Ah, ne ho 0 di parabellum. Cazzo, me ne sono rimasti 27, quindi pensavo di averne di più. Beh, vabbè, non torno indietro, tanto mi bastano i colpi. Vado perché ho 150 idra che sono più potenti. Più 27, più 8 granate, al limite ho anche pyrokinesis, quindi... No, no, sono tranquilla, ce la facciamo. Ma ho tutto a posto, sì. Idra. Ok, diamo una salvatina che non guasta mai. Tu!
agente Brea, ferma il sospetto. È comodo dirlo, pezzo di merda. Tu sei seduto alla scrivania a mangiar ciambelle, pizza e guardare la TV. Io sono qua fuori a farmi il culo. C'è una bomba che mi può far saltare in aria mille pezzi. Andiamo nell'eliporto per passeggiare. L'ascensore è su. Sarà salito. Intanto informerò Rupert. Ah, aspetta, le pie, giusto. Allora, quelle che mi servono di più sono quelle di fuoco, che andrò a potenziare dopo. Per adesso mi serve questo qui, che mi toglie gli status alterati, questo che mi limita il danno fisico e questo che mi aumenta la velocità ed efficacia dei proiettili. Ecco qua. Buongiorno, numero 9. Ci ribecchiamo per la 38ª volta. Ti sono mancata. Non è in vena, Aya non è in vena di un cazzo in questo gioco qua. Sì che lo voglio, dammelo! Allora, eccoci qua. Antibody. Potenzio le pie, più efficacia hanno loro e meno tempo ci metto a castarle, diciamo. Mi ha lanciato il fumogeno, quindi mi metto anche metabolize. Ecco qua. Oddio, spostiamoci che mi starà per attaccare, infatti. Devo stare attenta perché arrivata alla fine dell'eliporto mi può fare un attacco che mi one shotta. Non è stato questo il momento di ricaricare. Adesso è il momento di spararti una bella granata in culo. Ecco qua. Sono arrivata a fine dell'eliporto. Devo farlo fuori il più velocemente possibile. Vale, mancato. Vedete che uso un integratore MP1. Starmi distante. Ok, a posto. Però la cosa positiva è che almeno sono già in fondo all'eliporto.
Ecco qua. Dammi quella cosa. Darth Vader, dammi quella cosa. Buongiorno, ti raggiungo dopo. L'hai appena toccato, che cazzo dici? Aia, non stare vicino al nero, i neri sono sacrificabili nei film. Rischi di morire. N281 là. Acropolis Tower è fatta. La prima parte del gioco se n'è ita. Che è la più corta. È giusto di introduzione. La parte dopo sarà molto lunga. Le 1:44 di notte. Invasione UFO. Gli alieni mi hanno mangiato gli spaghetti. No, gli spaghetti no. Tanto qua fuori a casa mia fanno il rally, vacca di. Neomitocondri. Lavoro per te. Controlliamo per la prossima missione. Mandato di perquisizione speciale. Fantastico. Foto di di un animale morto alto circa 4 metri e mezzo. È un cavallo. Io che conosco il mostro lo vedo. Voi non penso. Nel secondo il segreto, l'intervento di sono spiegati civili. Hanno spiegato come un'operazione di caccia a un serial killer. Va bene, ci credono di sicuro i civili perché sono deficienti. Parte dal deserto del Mojave, paesaggio montuoso con numerosi altopiani. Fantastico. Vado in mezzo al deserto. Bene, magari scopriamo anche qualche mostro cactus.
Almeno Aya c'ha il senso dell'umorismo. Tu stai zitto che non hai fatto un cazzo. Bene. Questa intanto è incazzata come una iena. Non guardarmi il culo in macchina, Pierce maniaco. Una microtrasmittente. La creatura che si è trasformata era controllata da qualcuno. Bastardi. Odiano il clima secco e il sole, preferiscono stare nei centri commerciali durante il periodo dei saldi, chiamali imbecilli. Boh, per oggi basta così con le registrazioni. Ah, la prossima volta che gioco, prima di partire per la missione, faccio un po' di poligono di tiro. Sei ancora lì? Ti voglio sul posto entro oggi. E tu vai a cagare, Balduin di merda. Eccoci qua. Perfetto, dai. L'Acropolis Tower è andata. E niente, dai. Ci becchiamo nelle prossime parti. Ciao!